Continuiamo a parlare con gli amministratori, quindi la domanda in realtà che faccio ancora una volta ad entrambi, sia a Davide che a Luca, è più o meno la stessa, ma un po' più nel dettaglio. Vi chiedo quale ruolo avrà il volontariato nella programmazione politica, della e per la comunità? Quindi se ci sono già delle azioni, che cosa succederà? Stiamo sempre parlando ovviamente di presente e di futuro, e che cosa succederà in futuro, nel futuro prossimo? Sindaco, la precedo. Un po' lo anticipavo prima. Abbiamo visto che nell'anno passato, con tutte le proprie fatiche e difficoltà, sono state però colte anche tante opportunità. L'esigenza e la necessità di rimboccarsi le maniche, di scendere veramente in campo, di scendere in prima linea, ha aiutato la partecipazione di alcune associazioni che erano impossibilitate a vedersi, ma non impossibilitate appunto a lavorare insieme, a fare cose concrete per la comunità, ed è stato quindi paradossalmente anche uno stimolo vitale per queste associazioni, per il mondo del volontariato. E allora, in qualche modo, pur con una situazione diversa, pur con una cornice diversa, pur in condizioni diverse, stiamo programmando di replicare delle azioni molto simili, di tenere vivo questo spirito collaborativo, un tavolo di lavoro permanente sul terzo settore, sul volontariato, sull'associazionismo, lo diceva prima benissimo il sindaco Piovaccari, per dare appunto costanza a questo modus operandi. Trovarsi insieme, collaborare insieme, concretezza. Con la consulta del volontariato, quell'organismo che di nuovo vi ho citato in precedenza, stiamo definendo alcune linee di azione, alcune aree tematiche che ci piacerebbe indagare, che ci piacerebbe fossero il banco di prova per questo nuovo modus operandi. Con parole chiave che abbiamo ripetuto tante volte qui, oggi, non credo sia un caso: alfabetizzazione digitale, lotta alla solitudine, incontro intergenerazionale. Allora vi cito qualche esempio di qualche progetto che abbiamo messo in campo. Col Servizio Civile Universale abbiamo presentato due progetti molto interessanti di incontro generazionale. Uno che si chiama Da 0 a 100, porti i ragazzi del Servizio Civile, per cui giovani, volenterosi, capaci, intraprendenti, a fare un servizio di volontariato e accoglienza con il terzo settore che si occupa di tutela degli anziani, per quanto sarà possibile nelle case residenza per anziani, nei centri diurni, insomma, in quei luoghi di incontro. Un altro progetto che abbiamo portato avanti sempre col Servizio Civile Universale si chiama Alfieri Digitale, Alfieri Digitali, quello che ci raccontavamo prima. Giovani e meno giovani che si mettono assieme, maestri e alunni reciprocamente, per una palestra di tecnologia, di digitale, quindi un incontro sì intergenerazionale, ma sviluppando determinate competenze, quelle appunto che il mondo virtuale, digitale, social oggi ci mette di fronte. Due progetti interessanti che partiranno a breve, adesso i ragazzi si stanno formando, i ragazzi del servizio civile, per poi essere pronti a rimboccarsi le maniche. Un altro esperimento che siamo in procinto di mettere in piedi è un progetto di argine alla solitudine con alcune associazioni di volontariato. Stiamo oggi prendendo un quartiere della nostra città, della città di Faenza, per bussare porta a porta e fare uno screening della popolazione e della popolazione anziana e della rete familiare o amicale che essa ha, per capire, intervenire puntualmente laddove ce ne fosse bisogno, laddove ce ne fosse anche la richiesta, perché poi appunto non, insomma, ci sono sensibilità diverse, di portare piccoli eventi di socialità all'interno di determinate abitazioni, all'interno di determinati appartamenti. Durante il lockdown, anche e soprattutto col lavoro encomiabile, insostituibile, scusatemi, dopo prendo un bicchiere d'acqua, dell'Hauser, abbiamo chiamato tutte le persone che
che credevamo solo quantomeno bisognose di informazioni o di un colloquio telefonico. In questa nuova annualità vorremmo farlo proprio bussando alla loro porta, facendoci prossimi, la prossimità, questa parola che tante volte ci sentiamo ripetere a queste tavole, che spesso assume un valore retorico e a cui noi vogliamo dare viva concretezza. Prossimità come dialogo, come incontro, come solidarietà attiva. Di nuovo cito, l'abbiamo fatto tutti a questo tavolo, la relazione della presidentessa e parla di welfare attivo. Noi tante volte parliamo di welfare di comunità, credo che siano sinonimi, credo che possano essere la stessa cosa. E allora questo vogliamo fare col volontariato, con l'associazionismo, tramite questi progetti che adesso brevemente vi ho raccontato, ne abbiamo altri in cantiere, se c'è modo poi ne riparliamo, ecco. Però welfare attivo, una maniera solidale, concreta e attenta per arginare là dove sentiamo il nostro welfare un po' più deboli. Alfabetizzazione digitale, incontro, socialità, solitudine. Quelli sono gli ambiti in cui vogliamo intervenire. Tante sono le esperienze virtuose anche oltre i nostri confini che possiamo prendere ad esempio. Ecco, il futuro ci mette alla prova, ci dà questa opportunità, siamo pronti a cogliere queste sfide. Direi che sono progetti bellissimi, io sono già entusiasta e non vedo già l'ora di sentire i prossimi.